Della RAI per aiutarci a non dimenticare quello che gli occhi vedono e quello che il cuore fotografa, perché le riprese televisive non sono altro che l'eco di quello che gli occhi vedono, ma non sempre riescono a esprimere ciò che il cuore vedono, capiscono dalle cose della realtà. Ciò che vediamo e ciò che appare è un'Albania in grande esubero, un grande entusiasmo commerciale, un grande crescita economica, ma sappiamo che tutto questo è molto apparente, perché al di là di ciò che si vede compare già l'indigenza, compare già la difficoltà, la povertà, il profondo degrado delle famiglie, delle case, della popolazione albanese. Il cuore vede al di là di quello che gli occhi riescono a vedere. Ci stiamo avvicinando a Tirana, di fatto Batore è il quartiere che è sorto come una immensa periferia, un'immensa bidonville attorno alla città di Tirana, sorto 15 anni fa con la caduta del regime. La capitale Tirana ci appare già così da queste prime strade che stiamo attraversando come una grande capitale europea. Una capitale europea che in realtà nasconde, cerca di nascondere quelle che sono ancora le brutture del regime, quelle che sono le ferite, 50 anni di storia, di oppressione, di umiliazione dell'umano e di degrado della condizione delle famiglie. Grazie. Allora, stiamo riempiendo palloncini con bottiglie d'acqua. Perché la pressione non è sufficiente per riempire. Eccellenze, siamo noi di Luz, siamo Topica, con il suo aereo, se sereno, mostra i calzoni, gli upatei pieni, dei cittadini, Luz e Fini, siamo noi di Luz, andiamo Topica, con il suo aereo. Vasco, 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 Vasco